domani chiude addirittura, perché sta succedendo di tutto. Bari perché volevo tornare in Italia dopo l'esperienza all'estero e perché è la squadra che onestamente mi ha cercato di più, e conoscendo poi anche l'allenatore è stato un motivo in più per venire qua, e poi perché credo che Bari sia una grande piazza, questo lo sappiamo tutti. E quindi per tornare in Italia? Ma noi adesso, ecco, il campionato è appena iniziato, sarà lunghissima, lo sappiamo. Sappiamo che solo con il lavoro quotidiano possiamo raggiungere certi obiettivi. Noi cerchiamo di lavorare, di essere equilibrati sia nelle vittorie che nei momenti magari più difficili. E cercando di stare tutti uniti vogliamo raggiungere dei traguardi importanti. L'ultima volta in B con Antonio Conte per Marrone, la prima? No, no, prima è l'ultima. L'ultima, cioè la prima. Sì, era 2010-2011, sì, è stata una bella stagione, una bella esperienza, perché poi culminata con la promozione. E niente, penso che la Serie B sia un campionato molto difficile, quindi sta a noi cercare di dare il meglio, di lavorare uniti, noi, la città, la tifoseria, cercando di raggiungere l'obiettivo. Paolo, le tue prime sensazioni di questi giorni, subito una vittoria accompagnata anche dal bel gioco, e domenica dovresti essere chiamato in causa per una persona quasi titolare? Sì, siamo contenti della vittoria, perché comunque ci aiuta poi a lavorare meglio anche in settimana. E adesso domenica ci aspetta una partita difficile a Empoli, una squadra che si è rinforzata, che sicuramente lotterà per la promozione. Io personalmente mi sto allenando bene, e anche prima di venire qua comunque mi allenavo con la Juve, quindi sotto quel punto di vista mi sento bene e cercherò di dare una mano alla squadra quando il mister mi chiamerà in causa. Sì, questo lo decide il mister, io sono a disposizione, l'anno scorso ho giocato per lo più da difensore centrale, però chiaramente sono nato come centrocampista, quindi credo di poter giocare in tutti e due i ruoli, poi come ti ho detto sarà il mister a decidere. Senti Luca, a proposito di questa storia, no? Del difensore centrale, Antonio Conte nel 2012, 5 anni fa, ti prova come vice Borucci. La storia tua di difensore centrale nasce lì praticamente, no? Antonio ebbe questa idea. Come l'hai vissuta all'epoca, e se è stata poi, si è rivelata alla lungo un'idea brillante, visto che in Belgio hai giocato quasi sempre a difensore centrale? Ti spaventò questa cosa? Vabbè, subito sì, perché comunque abituato a giocare a centrocampo, giocare 10-15 metri più indietro forse è un ruolo più di responsabilità, perché sai che dietro di te c'è solo il portiere, quindi sbagliando rischi grosso. Però no, io al mister Conte devo tanto, perché è lui che mi ha impostato in questo nuovo ruolo. Nella difesa 3 sicuramente è il mio ruolo preferito, il ruolo di centrale. Però nella difesa 3 sì, anche se in Belgio ho giocato, si può dire, sempre nella difesa 4,
Quindi penso che comunque i numeri contano poco, se c'è un lavoro di squadra, un lavoro di collettivo, si può fare qualsiasi cosa. Come? No, nel senso difesa 3, 4, 5, l'importante è che ci Funziona la squadra, sia, no? sì, ci siano dei Perché quello che si meccanismi. gioca a zona è un po' il destino di molti centrocampisti centrali, quelli di ritrovarsi al centro della difesa, no? Sì, io mi ricordo per esempio anche di De Rossi che tante volte è stato provato lì. A Bari mi ricordano per esempio le Grottaglie che giocava da centrocampista e Catuzzi lo fece giocare da stopper. Sì, ma non a Bari. A Bari ricordano le Lo ha Grottaglie, sì. insegnato A altrove. Pistoia. Sì. Sono visti Quindi, molte situazioni Grottaglie è analoghe. diventato stoppare così. quindi magari può essere anche il mio destino. Certo. Luca, c'è un particolare del tuo percorso, no? Intanto ti vorrei, sulla base di questo ti è legata una domanda. Tu hai fatto sempre poche presenze stagionali, no? Non sei mai riuscito ad andare oltre le 25 che hai fatto nel Belgio, proprio all'Hannover Varghem, che è stata forse la stagione più ricca di presenze. È questo che ti manca, cioè finalmente una stagione, cacchio, la inizi e la finisci, è tua, ma è stato un campionato tuo, è quello che ti manca davvero. Penso di sì, perché arrivato a 27 anni voglio vivere una stagione da protagonista, da comunque giocatore importante. E la stagione dell'anno passato è stata la mia miglior stagione, credo, perché ho giocato più partite, ho vinto un trofeo e quindi punto a migliorare quella stagione quest'anno. Mi manca essere al centro di un progetto, essere considerato un giocatore importante e ho scelto Bari anche per questo motivo, perché l'allenatore mi ha voluto fortemente, il direttore mi conosce, so che Bari è una piazza importante, quindi appena è venuta fuori questa cosa io ho dato subito la mia disponibilità. Poi la trattativa, vabbè, è andata avanti un po' per le lunghe, ma questo è normale. Ma io sono contento di essere qui e appunto voglio vivere una stagione davvero al 100%. Avrei dato uno sguardo anche alle concorrenti di Serie B, secondo te, anche guardando la partita dalla panchina, questo Bari dove si può collocare? Ma questo Bari ha fatto una grande partita contro il Cesena, ha fatto due buone partite in Coppa Italia, però ecco, adesso è ancora presto, sappiamo che la Serie B è lunghissima, può cambiare veramente qualsiasi cosa in poche giornate. Sappiamo che con il lavoro quotidiano, con l'aiuto anche dei nostri tifosi, magari possiamo arrivare lontano. Senti, Empoli Bari propone forse una sfida inedita, Marrone contro Caputo. Compagni a Siena. Sì, siamo stati compagni a Siena, lo conosco bene, Ciccio è un grande attaccante. Ma ecco, non penso sia Marrone contro Caputo, Potrebbe spero. capitare. Sì, no, sarà sicuramente una bella partita, noi cercheremo di fare di tutto per raggiungere la vittoria. Sappiamo che non sarà una partita semplice, ma in Serie B non esistono partite semplici, quindi andremo lì cercando di dare il massimo. Luca, si può dire che arrivi a Bari con un mano di ritardo, perché anche l'anno scorso il Bari ti ha cercato e a questo proposito volevo anche chiederti come mai poi hai scelto l'avventura all'estero, insomma tu che in Italia comunque eri ricercato oltre che dal Bari anche forse da alcune compagini di Serie A, insomma come hai avuto il coraggio, tu che sei sempre stato in un giro importante, di andarti a rimettere in discussione in un campionato che forse in Europa è considerato in questo momento non tra i primi cinque, diciamo. Ma dopo le esperienze di Carpi e Verona, diciamo, volevo togliermi un po' quell'etichetta che mi si era messa addosso, ovvero di giocatore che ha subito troppi infortuni, ha retrocesso e quindi quando
è uscita fuori l'opportunità di andare all'estero, mi è sembrata una buona opportunità, perché comunque, anche se è vero, il Belgio non è un campionato di prima fascia, però quest'anno lo Zulte Waregem farà anche l'Europa League, perché vincendo la Coppa quest'anno farà i gironi di Europa League. Ecco, diciamo, volevo togliermi un'etichetta che mi si era messa un po' addosso di giocatore magari non all'altezza. Infatti penso di aver dimostrato l'anno scorso di fare una bella stagione, di giocare tante partite, di vincere un trofeo che non è mai facile. E niente, però adesso sentivo l'esigenza di tornare in Italia, di tornare a casa mia e di far vedere anche in Italia che posso essere un giocatore importante. Sì, è vero, il Bari mi cerca da qualche anno ormai, ma finalmente sono arrivato, sono contento di essere arrivato adesso e forse è giusto che sia arrivato adesso con questo allenatore anche che mi conosce, che sa quello che posso dare, quindi sono contento. Sei pronto per 90 minuti? Penso di sì, perché sì, sì, mi sto allenando dai primi di luglio, quindi penso di essere pronto. Poi allenandomi anche qua con i ragazzi ho visto che i ritmi sono alti, ma mi sento bene, ecco. Due cose: la prima, c'è stata una parola chiave di grosso quando ti ha telefonato, una cosa che ti ha fatto scattare definitivamente la molla, ti ha fatto rompere tutti gli indugi? Sì, la motivazione nel venire qua è di diventare davvero un protagonista, quindi un po' quello che dicevamo prima, fare una stagione importante che serve a me, serve alla squadra, al Bari, alla città, per dimostrare che posso essere un giocatore importante. Puoi essere un giocatore importante? Sì, perché può essere la svolta della mia carriera. A 27 anni fare una stagione da protagonista in una piazza così importante. Senti, e poi questo 17, no? Allora, così giusto per la storia, ti ricordo che c'è stato un giocatore della Juventus qualche anno fa che è venuto nel Bari e ha voluto indossare il 17. E si chiama Simone Perrotta, giocava con 17, anche lui veniva dalla Juventus. Il tuo 17 che significato ha? Ma nessun significato particolare, un po' per scaramanzia si dice che il 17 porta sfortuna, io lo uso perché spero che mi porti fortuna, solo per questo. Io lo posso determinare allenandomi al 100% tutti i giorni e quando chiamato in causa in partita a fare del mio meglio per me, per la squadra. Quindi so che sono arrivato a un punto della carriera dove davvero devo dimostrare di essere un giocatore importante. E il mister mi conosce e quindi è stato questo anche un motivo che mi ha spinto a venire realmente qua, a mettermi in gioco qui a Bari. Luca, tu eri, se non erro, il capitano dell'Under 21 che con Mangia poi arrivò in finale all'Europeo. Tu, mi pare, ti facessi male alla prima partita del girone. Ricordo anche che il mister alla fine della partita disse insomma, risultato positivo, però abbiamo perso Marrone, sono preoccupato, era la nazionale dove c'erano Insigne, Florenzi, Destro, Gabbiadini, insomma un bel gruppo. Ti chiedo se magari rispetto a loro pensi di aver avuto qualche chance in meno proprio dal calcio, perché poi bene o male ognuno di loro ha avuto la possibilità di fare il suo percorso. Tu eri addirittura il capitano e il fulcro di quella squadra, quindi a maggior ragione forse l'avresti meritata tu. Ma penso che, ecco, nel calcio il calcio ti dà, il calcio ti toglie, quindi non sono qui a cercare scuse. Sicuramente io ho commesso probabilmente degli errori perché non ho
forse dimostrato il mio valore, mentre gli altri miei ex compagni probabilmente sì, perché sono comunque giocatori importanti che stanno facendo delle carriere importanti in Serie A. E proprio per questo motivo sono io che voglio riguadagnarmi quello che forse ho perso prima.